Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buon venerdì a tutti, vi do già appuntamento subito questa sera ore 21 con una super live con tanti ospiti in cui approfondiremo anche l'argomento di questo video e parleremo soprattutto di Lazio-Benevento che è la partita che verrà. Ma siamo qui oggi per la bomba di calciomercato che adesso è solo una voce, ma secondo me si può concretizzare. Ci sono le basi, ma tutto sta nella voglia della società finalmente di puntare su un giocatore già affermato, che magari adesso è un po' in crisi, ha voglia di rilancio, che è laziale, che è italiano. Quindi io ho sempre detto voglio una Lazio più italiana e se poi acquistiamo giocatori tifosi ancora meglio, ma soprattutto un giocatore finalmente che ci possa fare il salto di qualità in difesa. Parlo di Alessio Romagnoli, classe 95, nata a gennaio, come me, quelli nati a gennaio di solito sono tutti bellissimi, bravissimi, fortissimi, ci sono anche le eccezioni. Giocatori scadenza 2022, quindi non si potrà più vendere a 30-40 milioni come chiedeva il Milan. Viene da una stagione, lo sappiamo, deludente, praticamente ha perso il posto nonostante fosse anche capitano del Milan e il rinnovo pare lontano. Tra l'altro, ragazzi, ha un ingaggio di 3 milioni e mezzo, quindi è nei parametri assolutamente della Lazio. Poi la Lazio potrebbe fare un contratto più lungo, magari di 5 anni, quindi con un ingaggio spalmato in più anni, magari sui 3 milioni più bonus, ipotizzo io. E penso che lui verrebbe volentieri a giocare in una squadra che gli assicurerebbe il posto titolare. È la squadra per cui tifa ed è una squadra comunque competitiva, magari non nei livelli del Milan, perché magari il Milan io vedo che sta crescendo perché è un progetto giovani, però chissà, voglio dire, giocare nella Lazio penso sia un'ambizione per Romagnoli, soprattutto perché gli permetterebbe di riconquistare il posto in nazionale. Quindi è un acquisto, secondo me, fattibilissimo, soprattutto ad oggi, perché la Lazio deve approfittare di queste situazioni. Non si tratta di un parametro zero, si tratta di investire finalmente su un giocatore nel pieno della sua carriera, perché ha 26 anni, viene da un periodo di calo, però il valore di Romagnoli io non lo discuto, messo nella difesa della Lazio. Quest'anno l'ho criticato perché ho detto Romagnoli non è più forte di Acerbi, non è un fenomeno, ma nella difesa della Lazio, ragazzi, sarebbe sicuramente un upgrade. Saluteranno quest'estate sicuramente Wesley Hutt, che non verrà riscattato dal prestito perché non ha convinto, anche se non ha fatto una stagione disastrosa, però ha fatto alcuni passaggi a vuoto, tra l'altro nella difesa 3 non è adatto l'olandese, e poi Musacchio, che è arrivato a gennaio per emergenza per sostituire Luis Felipe, ma non ha mai inciso, è stato accantonato anche forse troppo presto da Simone Inzaghi, e ora di prendere finalmente un giocatore pronto. Va bene puntare sui giovani, io sono d'accordissimo, anche se dobbiamo cercare di costruirceli in casa, perché se tu vai a comprare i giovani, per esempio adesso sento parlare di Pobega, ma Pobega quanto lo paghi? Lo paghi tanto, non lo paghi assolutamente poco. Magari qualche giovane della Serie B come Parisi dell'Empoli già è più fattibile perché ancora deve sbocciare, o se no andare su parametri zero, però un colpo lo dobbiamo fare. Dobbiamo dare un segnale, se no rimarremo sempre nella mediocrità. Se andremo in Champions è un colpo fattibilissimo, ma se anche non andiamo in Champions, ragazzi, se vogliamo mettere delle basi forti su cui costruire, Romagnoli per me è il giocatore con l'identikit perfetto, vista la carta d'identità e visto soprattutto, ragazzi, che è laziale. Cazzo, io godrei proprio avere un difensore che gioca, tiene, tifa, lotta come un matto perché ama questa maglia, è attaccata a questa maglia, ragazzi, cresciuto nelle giovanili della Roma, tra l'altro poi ha fatto benissimo alla Samp, ha fatto bene al Milan e ripeto, non è un fenomeno Romagnoli, è stato spesso anche forse sopravvalutato, troppo esaltato nella difesa 3, permetterebbe però ad Acerbi di spostarsi a sinistra, ma avendo un centrale forte, perché Romagnoli l'abbiamo visto al Milan, non è velocissimo, ok? Lukaku l'ha ridicolizzato, però nella difesa 3 centrale, secondo me, può dire la sua, un mancino come Acerbi, e Acerbi potrebbe spostarsi sul centro-sinistra al posto di Radu, che con tutto rispetto ormai va verso piano piano la pensione. Rimarrà forse ancora un anno, ma spero a fare la riserva. Io ho sempre detto, Acerbi a me piace molto sul centro-sinistra, perché è un giocatore che quando ha giocato con l'Atalanta in quel ruolo lì ha fatto un gol pazzesco. Ha grande propensione offensiva, mette dei back cross, ha buona tecnica, si spinge, ha personalità. Però poi se gioca Hut dietro o Patrick eccetera, la mancanza di Acerbi al centro si sente. Invece pensate un attimo, Luis Felipe, Romagnoli, Acerbi, questa è una grande difesa. Qua buttiamo le basi per arrivare quarti il prossimo anno, non
di inerzia come quest'anno, che sì, ci proveremo a arrivare quarti, ma difficilmente ci arriveremo. Non lo so, io ci spero fino alla fine, però la vedo veramente dura. Ma obiettivamente ci sono squadre, secondo me, lì davanti con qualcosina in più, perché abbiamo delle grosse lacune in difesa, anche lacune di gioco. Con Romagnoli le vai a tappare, perché io una critica che faccio a Tare è quella lì. È anni che abbiamo problemi in difesa, non è mai riuscito a prendere un difensore così già pronto, che ha voglia di rilancio, è vero, però un giocatore affermato. Nella difesa della Lazio il valore di Romagnoli non si discute, paragonata a Ut, paragonata a Musacchio, ragazzi, vista anche poi l'età e tutto. Quindi io lo approvo, lo spero tanto, ma qua dipende solo da noi, perché noi dobbiamo volerlo, dobbiamo volere crescere, diventare grandi, provare a diventare grandi, e questo è un tassello importante, un usato, diciamo, sicuro, ma ancora giovane, che chissà, magari nella Lazio potrebbe ancora migliorare, secondo me, Alessio Romagnoli. Passo la palla alla società, perché adesso è fattibile. Io fino a un anno fa dicevo Romagnoli non verrà mai, perché era il capitano del Milan, era un pallino fisso del Milan, era nel giro della nazionale, mi chiedeva 40 milioni, aveva un ingaggio comunque già alto, che era pronto a salire, dicevo è infattibile, assolutamente, Romagnoli lo vedremo alla Lazio dopo i 30 anni, al massimo. Ma adesso si presenta l'occasione, è qua che lo titettare, ragazzi, devono piazzare il colpo. Quindi io, ragazzi, vi ho lanciato la bomba, spero che la società guardi questo video, like, condividete, iscrivetevi al canale, signori, voglio sapere la vostra. Lo volete Romagnoli alla Lazio? Secondo voi ci sono le condizioni? Per me sì, ricordiamo, in scadenza tra un anno, quindi non si può più chiedere 40 milioni, tra l'altro con una stagione così deludente, quindi per me con 20 milioni te lo porti a casa. Se li dai così cash, anche 20 milioni li prendo, perché poi in Serie A si fanno tante operazioni a rate, per esempio Chiesa l'hanno pagato tanto, ma a rate di 5 anni. Iscrivetevi al canale e forza Lazio!